comporta che tu non devi rimanere inchiodato alla logica della fabbrica della paura. Perché è chiaro che la fabbrica della paura è uno strumento su cui si sono avvantaggiati e hanno costruito la loro fortuna i nazionalpopulisti in Italia e in Europa. Devi stabilire qual è la discriminante. E tuttavia, se tu vuoi affrontare questi temi della rabbia e della paura, una sinistra deve comprendere due cose. Primo, che le persone arrabbiate o impaurite sono i ceti più deboli e più esposti della società italiana. Questo è il cuore della questione. Io spesso dico anche tra di noi e dentro i miei, con i miei amici, noi dovremmo stare vicini alle persone che prendono l'autobus la mattina. E purtroppo molti di noi, me compreso, la mattina non prendiamo l'autobus. È chiaro quello è il punto. Il punto è stare vicino a coloro che hanno preoccupazioni, che pensano che il loro quartiere sia insicuro. Perché quelle sono le persone che si aspettano da noi una risposta. Se la sinistra non parla con i ceti più deboli e più esposti della società italiana, con chi parla? Se i ceti più deboli e più esposti alla società italiana non possono rivolgersi alla sinistra, a chi si rivolgono? Comprendete qual è il cuore della questione? Noi dobbiamo stare vicini alle persone arrabbiate, lo so che è più difficile, perché naturalmente è più facile parlare con coloro che sono d'accordo con noi. E però purtroppo, come abbiamo visto, quelli che sono d'accordo con noi diventano sempre meno. Se noi vogliamo crescere dobbiamo parlare con quelli che non sono d'accordo con noi. È più duro, è più difficile, lo so perfettamente, l'ho visto questo, e tuttavia dobbiamo farlo, perché se no altrimenti lasciamo campo libero agli altri. E qui la differenza: noi stiamo accanto a coloro che hanno paura o sono arrabbiati, il nostro obiettivo è liberarli dalla rabbia o dalla paura. I nazionalpopulisti, quelli che in questo momento governano l'Italia, stanno accanto a coloro che sono arrabbiati o hanno paura, fanno finta di ascoltarli, ma il loro obiettivo è tenerli incatenati alla loro rabbia e alla loro paura. Questa è la sfida che è fuori.